Ciao a tutti, in questo video voglio un po' tornare a parlare del linguaggio della seduzione. Qual è il linguaggio della seduzione? Il linguaggio della seduzione intanto è un linguaggio analogico, non verbale, che diciamo ci indica quali sono i turbamenti emotivi dell'altra persona. Il presupposto di fondo è che per coinvolgere, per sedurre, dobbiamo capire quali sono le emozioni compresse nell'altra persona per poterle amplificare. Amplificandole renderemo un servizio alla parte emotiva dell'altra persona e sarà la sua parte emotiva quindi a coinvolgersi, sarà la sua parte emotiva a desiderarci, sarà la sua parte emotiva a desiderare di compiacerci, per cui l'altra persona proverà attrazione nei nostri confronti. Ovviamente potremmo anche, da un punto di vista logico-razionale, generare sofferenza, ma infatti questo. Diciamo, non produciamo amore, produciamo coinvolgimento. Per passare poi da questo a una relazione d'amore vera e propria, dovremmo andare poi a chiudere un po', diciamo, queste emozioni forti, insegnare, tra virgolette, alla parte emotiva dell'altra persona a nutrirsi di un altro tipo di emotività basata più sul piacere che sulla sofferenza. Ma in prima istanza, per coinvolgere, dobbiamo fare questa mappatura e possiamo farlo andando a lavorare su quelle che sono le cosiddette aree distoniche che vive la persona, capire quali sono i turbamenti. Beh, le aree distoniche sono le aree della vita in cui questa persona va a nutrirsi emotivamente, potrebbero essere l'area affettiva sentimentale, ma anche le relazioni con i genitori, ad esempio, con padre e madre, potrebbero essere l'area lavorativa, l'area sociale, insomma. Potrebbero essere dei disturbi anche che la persona può avere, delle ansie, delle preoccupazioni, dei rammarichi. Una volta identificata l'area, dobbiamo capire qual è il tipo di turbamento che vive l'altra persona. Potrebbe essere qualcosa legato all'abbandono, al rifiuto, al giudizio, al senso di colpa, eccetera, eccetera. E scopriamo tutto questo basandoci sulle risposte di tipo non verbale che ci dà l'altra persona. Ad esempio, se noi parliamo che ne so, di senso del tradimento e notiamo che l'altra persona istintivamente porta una mano dietro alla testa, significa che ha avuto delle grandi frustrazioni legate al tradimento. Tra l'altro, anche la mano che porta ci può dare delle indicazioni utili, perché se porta la mano sinistra e la persona non è mancina, significa che il tradimento lo ha subito da altri. Se porta la mano destra, che è quella autoattributiva, sempre ripeto, se i mancini ce l'hanno invertita, significa che invece ha somministrato tradimento. Per cui riusciamo anche a capire se una persona è propensa a tradire o meno, perché è ovvio che chi si nutre del fatto che tradisce emotivamente vorrà dire che se ci relazioneremo con questa persona sarà probabile che ci tradirà. Se invece è propensa, diciamo, emotivamente a nutrirsi del fatto che gli altri la tradiscano, dovremmo, non dico tradirla, ma comunque farle intendere emotivamente che non siamo completamente fedeli. Quindi questo è un esempio per capire quali sono, come andare a comprendere qual è la mappatura dell'altra persona. Lo stesso discorso vale sul rifiuto, se noi parliamo, o sul gradimento. Se noi parliamo, ad esempio, che ne so, di un qualcosa legato ai sensi di colpa e notiamo che l'altra persona porta la mano alle labbra in questo modo, significa che avrà una parte emotiva che si nutrirà di sensi di colpa, per cui dovremmo far vivere in qualche modo il senso di colpa per coinvolgerla. Se invece, anziché portarsi la mano alle labbra, dà un segnale di questa natura, significa che il senso di colpa l'ha vissuto ma l'ha superato. E adesso non si aggancia più sul senso di colpa, quindi evitare di produrre sensi di colpa. In questo modo riusciremo proprio a capire esattamente quali sono le esigenze emotive dell'altra persona e mettere in atto tutte le strategie comportamentali per poterla coinvolgere, per poterla sedurre. Approfondirò questi discorsi, questi temi venerdì 21 aprile a Torino, all'Educatore della Provvidenza, alle 20:45 in corso 3013, in un seminario che terrò. Per cui, se sei interessato o interessato, il riferimento è 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che se ti iscrivi al canale potrai vincere dei corsi gratuiti con me e scegliere se farli dal vivo o via video. Per cui, mi raccomando, iscriviti al canale. Ciao!